Al Camp Nou, nel giorno della 700esima di Sergi Busquets, il Barça ospita il Getafe, che al primo errore viene punito. Raccoglie Rafinha, palla dentro per Pedri, che anticipa anche il rientro di Alderete, supera David Soria e fa 4 in campionato. A Xavi basta il gol del canario Ter Stegen, fa un miracolo su Mayoral sempre nel primo tempo. Finisce 1-0. Il Real tiene invariate le distanze in classifica a Bilbao. In un campo difficile si affida al solito Karim, The Dream, ed è un gol storico perché il numero 228 in Liga è Benzema, eguaglia la leggenda Raul. L'Athletic del Cingurri Valverde resta in partita ma non riesce a pareggiare. A tempo quasi scaduto Rodrigo vede a rimorchio Toni Kroos, che anche cadendo segna alla Kroos. 0-2 e Merengues, che restano a meno 3 dal primo posto. Vola la Real Sociedad, vola grazie a David Silva che sforna assist, vola grazie ad Alexander Sorloth. Alla quinta partita consecutiva in rete, meglio di lui solo Lewandowski, fermo a 6. Lo 0-2 arriva già nel primo tempo, è il primo gol in Liga per Ander Barrenechea. La Real ha mandato in gol 12 giocatori diversi, meglio di loro solo il Valencia, Baschi, terzi in classifica. A meno 7 dai baschi al quarto posto c'è l'Atletico del Cholo, che contro Valladolid la chiude in 10 minuti. Tacco stupendo di Griezmann, Morata manda al bar Yamik, diventa facile davanti a Masip, minuto 18 e col cielo rosso avanti. Ne passano 5 da un campione del mondo ad un vice campione del mondo, Molina per Griezmann, 2-0, e il francese ha segnato 9 gol in 10 partite contro il Pusela, uno dei suoi rivali preferiti. Lo zampino delle Petit Diable arriva anche sul gol del 3-0 al 28esimo sulla punizione del numero 8 a Hermoso. Servono 2 tiri per segnare. Valladolid evita la goleada in un campo solitamente sfortunato. Vittoria importante per l'Aleti. Partita matta alla Ceramica, al 93esimo Gerard Moreno sbaglia un rigore, poi Juanpe trattiene in area Pau Torres, l'arbitro fischia un'altra volta. Nel secondo match ball dal dischetto si presenta Dani Parejo, che non sbaglia. Minuto 101, vince il Villarreal, che allunga sul Betis sesto. Seconda vittoria consecutiva dell'Espagnol, che si allontana dal terz'ultimo posto. Prima il Getafe, ora a farne le spese il Betis. Decide Braithwaite, che sale a 4 gol in Liga. Pericos, che respirano e salgono al 12esimo posto. L'Elche non sa ancora cosa voglia dire vincere in questa Liga. Ospita l'Osasuna al Martinez Valero e va sotto. Cross bellissimo di Kike Barja. Ancora più bello è lo stacco del Cimiavila, che sale in cielo per il gol del vantaggio. Nella ripresa il pareggio dei valenciani arriva grazie al nuovo arrivato in prestito dal Siviglia, José Ángel Carmona, che dopo i 2 gol con la maglia degli andalusi segna il primo con quella dell'Elche, un punto a testa. Il Siviglia vince ed esce dalla zona calda. Minuto 89, il VAR vede un tocco di mano di Alejo, dal dischetto ci va Rakitic che spiazza Ledesma, esplode il Sánchez Pizjuán, finisce 1-0. A Semois 3 punti pesantissimi per il Mallorca, decide Dani Rodriguez. Dopo un anno dall'ultimo gol in Liga del dicembre 2021 contro il Granada, il Mallorca è abituato a guardarsi indietro, ma l'Europa ora dista solo 3 punti. Il posticipo di lunedì ci restituisce tutti i gol che non abbiamo visto nel weekend a Mestalla. Finisce 2-2, la sblocca Kluivert, se lo dimentica Mendes, sfiora solamente Fernando Martinez. L'Almeria però non abbassa la testa, angolo di Robertone, Ciumi, bocca Mamardashvili. A 9 minuti dal vantaggio del Valencia arriva subito il pari degli andalusi. La partita però non è finita ancora, protagonista Justin Kluivert che chiede l'1-2, tira sulla respinta di Martinez, capitan Gaia, che supera Medeo Carboni come terzino sinistro con più partite nella storia del Valencia, festeggia, segnando il nuovo vantaggio per gli uomini di Gattuso. Ma gli errori del Valencia sono troppi, perde palla in disimpegno e dai piedi di Touré finisce a Portillo, che all'altezza del dischetto piazza e fa 2-2. Dopo la bella figura in Supercoppa, Gattuso stecca in campionato, finisce tra i fischi stizziti di Mestalla. In classifica comanda il Barcellona di Xavi, Ancelotti rimane a soli 3 punti di distanza. In fondo scivolano Valladolid e Cadiz, è sempre più disperata la situazione dell'Elche. Nel prossimo turno derby catalano a Montilivi tra Girona e Barcellona, big match a Santiago Bernabéu, il Real Madrid ospita la Real Sociedad di David Silva e Alguacil.